Eccoci tornati con il nostro progetto. Ho fatto una piccola modifichina all'anteriore, ho cambiato la griglia davanti, questa qua, perché mi sono accorto che questa insieme a questa, guardando il profilo, sporgevano molto qui, non è il caso. E quindi ho optato per una griglia più sottile davanti. Ho sposato anche i fendini e li ho incastrati qua giustamente perché la legge ci stavano veramente male. Ora proseguiamo con il lavoro di restyling. Allora, mettiamo una griglia, una presa d'aria, scusate, una presa d'aria sul cofano. Allora, presa d'aria sul cofano. Potrei mettere una roba così, ma anche se strabuggata, no, troppo buggata, non ce la posso mettere. Okay. Non ci si può mettere perché è strabuggata questa cosa. Perfetto, niente, dovremmo optare per delle griglie un pochino più sobrie come. Allora, le classiche griglie qua davanti, più su, no, sbagliato, questo, no, questo più sottile, troppo, ok, qua davanti così, e la presa d'aria A, che non è presa d'aria, che è soltanto una gobbetta che dovrebbe essere... Questa non pare il caso, no, e questa qua com'è? Forse questa? Vedere? Certo, sì, sicuramente questa. No, questa? No, questa? No, allora questo. No, non la trovo, non la trovo. Questa com'è? Oh, questa qua, che solo non ha preso d'aria ma è soltanto un supporto per la ovviamente tutto carrozzeria, in tinta carrozzeria. Non capisco perché continua a mettermi le cromate. Questo qua è solo un per aggiungere un po' di posto per la turbina. Poi queste qua invece di griglie ci vogliono. Mettiamoci un paio di queste. Due. Più piccoline, girate, ok, che siano, mamma mia com'è buggata, ok, vedete tutto carrozzeria, vediamo se si maschera un pochino il bug, ok. Se noi vediamo se c'era un'altra, c'è questa, fai vedere se si bugga questa. Ok, vabbè, per ora facciamo con queste, poi vediamo. No, si buggano tutte queste griglie, Questa forse è la meno buggata, figurati. Questa? Doppia, fai vedere. Forse è meglio questo, eh. È buggato uguale, ma mi piace di più come lì. Ok,
più stretta. Ok, ok, poi mettiamoci un Godzilla. Doppialo. Ok, questo qui qua un po' più verso il centro, un po' più in alto adesso, così. Poi qui ci mettiamo i tergi, ovviamente nel modo verso giusto. Che è successo? Giro un po', ok, tac, 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 verso giusto, tac, legato. Questo ancora un pochino più piegato, un po' più in giù. Ok, 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 ci siamo più o meno. Ci siamo più o meno. Gli specchietti, mettiamoci degli specchietti rettangolari come quelli della volta. Allora, sono, potrei metterci uno specchiettino di questo, com'è, direi che questo è il massimo, perfetto, messo così poi è proprio perfetto, perfetto. Quindi santa polenta, allora questo però mi va inserito, ok, preciso, e anche diventa più grosso. Poi questo qua sarà color carrozzeria, e questo pure, mentre questo sarà in pura plastica. Ok, ecco, guarda. Ok, allora, se no puntava un po' verso l'infinito e oltre. Ora arriva il bello. Allora, le maniglie erano classiche, mi sembra, maniglie normali. L'unica cosa è che, ahimè, di queste maniglie classiche, che erano queste, ho solo, no, però aspetta, ho una foto qua davanti che mi dice che non c'erano quelle maniglie lì. C'erano altre maniglie che erano più simili a queste. Che metterò. L'unico problema è, sì, è il fatto che avrò il problema è che avrò il pura plastica. No, questo è il microma, ancora guarda bene. Dicevo che avrò il cazzillo della
della serratura anche dietro, perché sono fatte così queste qua. Però magari se le metto tutte in plastica non si vede più, si vede un po' meno. E purtroppo non posso toglierci questo cazzillo qua, che qua è ovviamente cromato, però poi abbiamo il classico tubo del carburante, che ce lo mettiamo un po' sportivo. Questo mettiamo satinato, che poi quando poi si va a cambiare il tutto dovrebbe rimanere satinato. Ok, ok, a posto, a posto. Allora, poi ci dovrebbe essere anche una modanaturina di fianco, però non tutti i modelli ce l'hanno, quindi ne facciamo a meno. Sì, c'è una modanaturina naturale che dovrebbe proseguire qui, però vedo che poi mi fa creare dei problemi, scompensi qua. Dovrebbe proseguire fino alla ruota, però lasciamolo lì perché non mi... perché mi sembra che poi vada a finire, se la tiro dritta qua mi va a finire qua sopra e poi un macello. Andiamo a vedere il posteriore. Il posteriore devo vedere se questo è difficile, sarà trovare dei fari appositi. Ok, credo che sia la cosa più difficile in assoluto, trovare dei fari per questa macchina. Questo com'è? Questo non va bene. Sarà un problema trovare questo libro. Il da 500. Perché erano molto particolari, infatti. Erano molto particolari come forma. Erano molto particolari e non così. Un po' un problema, sa. Volevo vedere con questi qua, ma questi qua sono troppo da 500, poi erano al contrario. Infatti che devo partire di qui ed arrivare fino... sono dei bei faroni tra l'altro, belli grossi, che partono da qua sotto e arrivano fino al bumper qua sotto, ma non li troverò mai simili, a meno che non devo trovare qualche mod strana. C'è una forma strana, così non ci sarà mai. È un casino ragazzi. Mi pare una macchina rossa, beh.
roba uppiosa. Proviamo anche questi, ma sono della fiesta, tipo, figurati. Sono i fari della fiesta questi. Si andavano proprio sullo spigolo qua in fondo. Perché poi alla fine sono quelli che ci vanno un po' di più. Sai che sono gli unici raga questi. Sai che sono gli unici possibili, plausibili e mettibili. Questi sono anche questi qua, sono molto 500. Tondi sopra, la macchina era molto squadrata. Anche questi non credo che siano. Non va bene, 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 non va bene. E niente, ragazzi, l'unico ci sono questi, alla fine. Gli unici sono questi qua. Poi era proprio sullo spigolo, tra l'altro. Allora, un profilino sopra c'è. Così, non mi entusiasmano, purtroppo questi abbiamo. Dopodiché niente, ci rimane un ben poco perché possiamo soltanto fare una targa che era tipo così, ma un po' più quadrata non c'è. Va così. Però possiamo farla anche così. Vediamo un po'. Bumpers. Allora, più corrente, più stretta. Così. Ok, e poi ci inficcolo la targa. Questa qua è troppo, questa è più quadrata.
Ma ci sono altri. Ovviamente questo va con la carrozzeria, questo va tutto con la carrozzeria, c'è una targa italiana, sì. Ok, questa è tutto con la carrozzeria. Allora, cerchiamo di cambiare un po' le cose, però. Allora, qua sopra, qua, dove c'è il bianco diventa giallo. E sotto dove c'era questo qua diventa di nuovo rosso. Facciamo rosso più scuro, ecco. Anche questo rosso più scuro. Ok. Se poi troverò dei fari un pochino più bellini, in qualche modo, da qualche parte, li sostituirò prima possibile. Sarà mia premura sostituire questi cosi con dei fari più consoni alla situation. Allora, l'originale non lo aveva, però io ce lo metterei un estrattorino qua dietro. Piccolino, una robetta tranquilla, giusto per farci un po' uscire la marmitta, mica peraltro. Mi sa che non ci metterò niente perché è tutto buggato. Tutto buggato. Mi fa un macello, ragazzi. Tutto buggato. Questo qua? Si bugga anche questo qua non ci si mette neanche. Vediamo se mi fa mettere qualcosina qua. Ecco, il più brutto mi ci sta subito, però quello non è buggato. Ah no, è buggato anche sto qua. È buggato anche questo. Ma forse non sono buggati, non lo so. Questo non me lo fa mettere. No, perché più che altro è se metto lo scarico come doveva essere, non so se. No, me lo livello fuori, sì, me lo sistema, perché in realtà era così. E poi c'era. Il gancetto del traino che mettiamo così tanto per
questo cos'è? Ah, questo è un gancio di niente. No, bello. Però se c'era un gancetto da mettere qua dietro che spunta se vuoi. Ecco, così bello. Ok. Ovviamente in tinta plastica. Ok. Ci sono rimaste le lacrime di coccodrillo. Andiamo a coprire leggermente, questo spostiamo un po'. Ok, qua poi andiamo a metterci l'antenna, che come negli anni 80 l'ho messa qua. Giustamente, un bocchettone ce l'abbiamo messo. Ora bisogna fare due cose, questo spostiamo più indietro, e fare anche un po' più vicino, se è troppo esagerato. Allora, gli specchietti ce li abbiamo messi, ma sono un po' piccoli secondo me. Ok. Direi che ci siamo, ci siamo, ci siamo. Se ci stesse uno spoilerino, ma non neanche i miei. Ecco, così perfetto, proprio lo serio. No. Mamma mia, gli spoiler sono veramente anche questi un'altra cosa che sono perennemente buggati. Ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo adesso? Ma chi te l'ha chiesto sto casino? Chi te l'ha chiesto sto casino? Vabbè, lasciamoci così. Niente color carrozzeria. Bene, scegliamo un colore. Allora, i colori che abbiamo sono per la carrozzeria. Mi piacerebbe, abbiamo un bel blu. Blu corsa. Blu, lo shine alto e niente lamellatura, colori personalizzati, un po' tendente al viola, di perla ce la mettiamo. Perla del sud. Non è male così, questo colorino un po', E questo qua va nero. Quindi salviamo questo qui. La roba qui va nera, questo va nero, infatti ho sbagliato,
questo allora. Ah, hanno messo, ha cambiato il sistema della viaggiatura, ma veramente non è per niente fatto bene, secondo me. Non è per niente fatto bene, non si capisce niente, non ha. Non ha molte. Allora, qui abbiamo questo. Bonnet, cos'è bonnet? E niente, è il cofano. Voglio questo, voglio cambiare soltanto questo qua. Windows TV, questi sono gli specchietti. Queste sono le cose. Questi sono i cerchi. Questo l'abbiamo fatto. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. E niente, non si capisce. L'unico è questo qua, è rimasto questo qua. Che era questo? Oh, Dio grazie, Deo grazie. Deo grazie. Allora, questo però non va bene. Questo qua non va bene. Allora, questo è color plastica. Ok, questo pure color. Ci manca la targa davanti. Sì, l'unica cosa che non mi piace tantissimo è che questi qua sporcono un po' troppo. Da parte mi sa che non ci sono file che non sporcano. Anche se vedo questi. Sporgono sempre, quindi forse gli unici che non sporgono sono questi qua, questi qua, però questi qua fanno pietà. Hanno questa cosa rettangolare che proprio c'entra poco. Erano quelli incastonati questi. Perché anche se li metto dietro sporgono uguale. Non ci sono altri fanali. Questi erano quelli che ho messo prima, questi sono questi qua che ci sono adesso. Questi sono quelli che spuntano fuori. Questo com'è? Questo anche peggio. Questi qua addirittura rossi veramente.
No, spargono tutti. Tanto vale lasciarci questi qua. Farca. Allora, la targa va messa qui, davanti. Perché? Niente, devo mettere la prima cosa così. Mettiamo almeno vernice questo qua. No, non è mi viene male, mi viene a vedere una cosa del genere. Ecco. No. Questo. Tutto pagatissimo, perfetto. Al centro? Sì. Ok. Questo c'è, questo si vede, questo qua è color carrozzeria, questo qua invece è cromatigno. Si può anche abbassare un pochino, un pelino questo qua. Ok. Io direi che ci siamo. Marmite ce l'ha messe. I cerchioni. Cerchioni. Ci vogliono cerchioni tipo. No. Questi come stanno? Sono troppo leggeri. Anche se sono troppo moderni. C'era un tipo un cerchione tipo Rally vecchio, tipo BS o C. Questo, mettiamoci questo, non sono come gli originali, però bisogna un pochino fare i conti con queste cose. Quelli originali erano un pochino più fitti. Ma a questo punto abbiamo anche questi qua, più moderni. No, niente. Questo mi sa di una Renault di qualche anno fa. Questi però non sono male, potrebbero andare questi, non mi ricordo come sono. Li ho persi. Questi sono raggi, questi no. Questi assolutamente no. O questi qua, dai, vai. Sono questi. Dai, vada per questi.
Festival, perfetto. Allora, ovviamente rifacciamo color satinette. Andiamo avanti. No? Abbiamo messo tutto? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Su retro non c'era nient'altro. Granché. Avanti. Siamo già a 41 minuti al secondo. Ecco già questa cosa qua mi fa girare le balle. Va bene, dopo questi altri 40 minuti ci salutiamo e proseguiamo la prossima volta. Buonanotte, ciao.